Seconda giornata di eccellenza, il ciccione di Imperia va in scena allo scontro, tutto ponentino tra Imperia e finale. Si parte con un tentativo per parte, al 14° a Martelli si oppone Vernice, un minuto dopo a Rocca risponde invece Trucco, ma per la prima grandissima occasione del match bisogna attendere il 23°. Martella si procura un calcio di punizione e sale in cattedra lo specialista Sancinito, sfortunatissimo perché è il doppio palo a negare la gioia del gol all'altro ex di giornata. E non è l'ultimo, perché una manciata di minuti dopo anche l'altro grande ex Capra a provare la conclusione spettacolare, ma il tentativo del nerazzurro termina fuori. La rete è nell'aria, l'Imperia crea e costruisce, al 30° concretizza. Ci pensa però un ex Savona, Boggian, a sbloccare l'incontro di testa su suggerimento di Sancinito. Finale sotto di un gol e al 45° sotto di un uomo. Si complica la gara degli uomini di Mister Buttu, che rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Freccero. Prima dello scadere ci riprova ancora quasi dalla stessa mattonella Sancinito, ma Vernice non si fa sorprendere e devia in angolo. Via il secondo tempo, non è proprio la giornata di Sancinito che colpisce il terzo legno di giornata. Per fortuna però è la giornata dell'Imperia, di Minasso, che al 51° non può far altro che accompagnare un rigore in movimento creato dall'assist di Capra, e di Capra stesso, che chiude il match solamente 60 secondi dopo, sorprendendo tutti, persino le riprese del nostro Fabio Molinari. Non succede più nulla, Imperia batte finale 3-0, 6 punti in due giornate, vetta solitaria, in attesa però delle recuperande Sestri Levante, Molassana e Genova Calcio. Grazie.